essere cooperatore, la mia è una cooperativa, una piccola cooperativa di comunicazione, si chiama Lazza. Essere cooperatore, dicevo, non ha che fare, cioè non è solo lavoro, cioè non è soltanto le 8 ore, le amiche delle ipotesi, ha a che fare proprio con la vita di tutti i giorni, no? E questo è un tema che poi proveremo a parlare dopo. Per complicarmi la vita, invece di portare, per esempio, in realtà ho portato solo una, mi sono portato due slide umane, cioè due persone, uno per complicarla ancora di più, che si occupa di Londra. E un altro è una specie in diciamo una specie protetta, un amministratore locale, volevo farlo vedere diciamo, dal vivo, vedere anche col caso in casi. Un amministratore locale di un piccolissimo comune che però ha a che fare con questa storia, con la nostra storia cooperativa e con diciamo, l'agenzi della scuola open source. Vi dicevo il lavoro e la vita. Proviamo a parlare di cooperazione, quindi di che cos'è una cooperativa e in che modo i valori che stanno dietro un'impresa cooperativa, perché una cooperativa è un'impresa, possono riguardare. La domanda che mi ponevo era a che, cioè voi la sarete posta quando siete arrivati, ma a che serve la scuola? La domanda vera però probabilmente è a che ruolo dovrebbero avere le persone che da qui poi escono, se dalla scuola escono, no? Penso che siate arrivati nel terzo gruppo di Zeta a iniziare a ragionare su questa cosa. Perché? E quindi automaticamente che responsabilità voi avete nella costruzione del modello di scuola rispetto alle persone che voi verranno a presentarla e rispetto al ruolo che queste persone avranno poi là fuori? Perché è di là fuori che voglio provare a parlare. Là fuori. Alessandro l'ha sicuramente detto, perché lo dice sempre, da anni, riferimento all'alma mater, ai ragazzi che dicevano, gli studenti che si scelgono i loro docenti e tutto questo. Un amico online mi ricordava che esisteva anche per gli appassionati di etimologia, un altro riferimento, un altro concetto legato alla scuola, è quello di ozio, no? Di ozio, cioè il tempo che le persone che non erano obbligate a lavorare, dedicano alle proprie passioni. Qui c'è un primo problema, che ci riguarda come generazione soprattutto. So che Alessandro ha detto che da me è 27 anni, però il primo problema è questo, il lavoro che coincide con le nostre passioni. Per me è così. Se siete qui, ho l'impressione che anche per voi sia così. Perché quando il lavoro coincide con la tua passione, non c'è orario, no? Ma là fuori, diventa un problema, là fuori questa cosa viene in un certo senso sfruttata. Avete presente no? Tutta la retorica sulla sharing economy, l'economia collaborativa, i problemi legati al nuovo concetto di lavoro, la nuova idea di lavoro sono enormi là fuori. Proprio perché la nostra generazione più di altre ragiona in termini di passione e lavoro, cioè quello che faccio mi piace, che non è tanto che non smettere in mano. E se da fuori ragiono in questo modo, sempre collegato alla retorica della sharing economy, c'è un grande problema di racconto di questo discorso della sharing economy, dell'economia collaborativa e cooperativa, che è quella legata al fatto che loro utilizzano i valori della cooperazione e li utilizzano male, pensate a Uber. L'attenzione che dobbiamo porre assolutamente è il suggerimento, l'invito, l'appello che faccio a voi che state ragionando sull'organizzazione di una scuola, è quella di iniziare a ragionare sul fatto che fuori utilizzano i valori che noi, mi metto anch'io perché ho fatto parte dei lavoratori dell'organizzazione dei lavoratori diciamo, degli altri anni e mi sento parte, anche se non ci sono attiva di un progetto del genere, la responsabilità che abbiamo rispetto ai valori che noi vogliamo utilizzare, perché là fuori li utilizzano in maniera pazzesca e li utilizzano in maniera errata, estraendo valore, come si dice, no? Piuttosto che generando. Un esempio di come anche in Italia ci siano delle storie cooperative che riescono a mantenere la coerenza tra i valori e poi l'azione è una cooperativa, si chiama Doc Servizi. Tra l'altro hanno sede anche a Bari, restando in Bari perché dovreste cercare una interlocuzione con loro, non ci sono problemi, io lo tengo a disposizione. Questi che fanno? Ragionano sui freelance, abbiamo detto noi lavoro, la passione, il potenziale sfruttamento, ragionano sui freelance e dicono
Questa è una cooperativa aperta, poi vediamo quali sono i principi della cooperazione, di una cooperativa. Questa è una cooperativa aperta ai freelance, loro hanno attualmente più di 5.000 soci, un fatturato annuo di 45 milioni di euro, e mettono insieme gli operatori dello spettacolo, diciamo i creativi, tra virgolette, tantissime virgolette, anche i designer, gli operatori della cultura, li mettono insieme e fanno una cosa semplice, fanno degli intermediari tra il lavoro delle persone e il potenziale committente. Immaginate un concerto, un evento culturale, o anche un sito web. All'inizio dell'anno questa cooperativa fissa un budget. Noi abbiamo bisogno per funzionare di 1.000 euro. E per rispetto a tutta l'attività che viene fatta durante l'anno, che vengono pagati loro, loro trattengono esclusivamente quella cifra che hanno definito all'inizio dell'anno e che è trasparente. Alle singole persone offrono una serie di servizi, quello più utile è online, loro ti fanno tutta l'attività fiscale, tutta l'attività di consulenza, è tutto online, tutto tracciato. È un esempio che non si racconta come Sharing Economy, come Uber, come le grandi belle storie dell'economia collaborativa, ma un esempio di economia collaborativa e di cooperazione che può essere utile e che utilizza realmente i valori che servono. Rispetto alla cooperazione in generale, quello che posso dire è che secondo me è l'unico vero ecosistema in Italia. Quando vi parlo di cooperazione, vi parlo di movimento cooperativo. Raggruppano migliaia di cooperative, di mini, centinaia di settori differenti. Ci sono anche, al di là del giudizio diciamo, sui singoli fatti, ci sono anche all'interno delle banche, lasciamo perdere, Banca Etica fa parte del movimento cooperativo, ci sono delle assicurazioni, ci sono tutta una serie di elementi che possono essere utili alla crescita, diciamo così, dei valori di cui stiamo parlando. Intanto, la cooperativa, quali sono i principi delle cooperative? E io ho l'ansia di sforare i tempi, perché sono da 4 giorni che mi scrive per Serena, proprio a... può fare richiesta di entrare in qualsiasi cooperativa, ovviamente la richiesta viene valutata, ma chiunque può scegliere una cooperativa e dire di diventare solo cooperativa. Una testa un ruolo, l'abbiamo sentita in altre parti, ma vuol dire una cosa precisa: al di là del tuo apporto in termini di capitale, il tuo voto è uguale a prescindere. Se tu metti 100, se tu metti 10, un voto è uguale a un voto. Se metti 0. Se metti 0 non puoi fare tutto. Basta 1. Sì. Mutualità prevalente, questo sarebbe il concetto principale. Cioè io divento socio, più una cooperativa nel momento in cui questa cooperativa può darmi, non nel momento in cui. E questa cooperativa, perché questa cooperativa può darmi qualcosa in cambio? Divento socio e la mutualità è fondamentale. Se non c'è questo principio cade tutta il concetto di cooperativa. L'educazione, la formazione e formazione fanno parte dello statuto di ogni cooperativa. Cioè le cooperative hanno l'obbligo importantissimo di informare non solo sull'operato, ma di garantire anche la formazione di tutti i soci dei soci della cooperativa. Questo potrebbe apparentemente valere per tutti, ma non è così. La collaborazione tra cooperative, questo è uno degli elementi più importanti. Guarda quando siamo. Io non so che ho iniziato. La collaborazione tra cooperative. Pensate, tutte le cooperative destinano o alla fine dell'anno sugli utili, il 3% di tutti gli utili, a un fondo che serve a promuovere altre cooperative. Cioè la cooperativa è un'impresa e le cooperative sono l'unico sistema di impresa che ragiona questo mondo. Per promuovere altre cooperative vuol dire, per esempio, i workers buyout, le imprese, non solo cooperative, ma non sicuramente le cooperative che sono in difficoltà, con questi soldi aiutano i lavoratori di quella cooperativa
a comprarsi l'azienda e a diventare cooperativa. E in più, con quei soldi, attivano quello che viene chiamato un progetto nazionale pop startup, cioè le startup cooperative, che è un modello completamente diverso da quello che conoscete voi oggi legato al mondo delle startup. Un modello che ragiona non sul jackpot, ma sulla qualità del lavoro e sulla stabilità del lavoro. Pensate che assurdità ragionare di startup in questi termini. Loro vanno e finanziano anche le startup cooperative. I docenti, se non erro sono docenti, dormono o hanno a che fare con experience. Sono tutor. Esatto, di tutor. Dormono in un posto che è gestito da una startup cooperativa, finanziata da questo programma, e che offre diciamo, servizi, prendono in affitto le case con l'autocostruzione, le ammobiliano, le sistemano e poi le rimettono diciamo, sul mercato. A dei prezzi sociali. A dei prezzi sociali. Queste sono le startup cooperative. Quindi, come dicevo, l'ecosistema della cooperazione è fondamentale anche come interlocuzione con questa scuola. Io vi porto un ultimo esempio, uno personale, che anzi due. Uno è i pescatori di Porto Cesare. Porto Cesare è un piccolissimo comune della provincia di Lecce. Lì c'è una cooperativa di pescatori, quelli proprio quelli che mi vengono in mente quando dico pescatori del sud, quelli lì. C'è una cooperativa di pescatori che tra l'altro nasce negli anni 60 contro il sistema che c'era di vendita del pesce. Venivano da Napoli, acquistavano in blocco tutto il pesce e se lo portavano in Italia e loro ovviamente il prezzo non lo decidevano, né decidevano assolutamente nulla, e allora dicono basta, ci siamo rotti le scale. Perché di fatto, perché bisogna essere onesti ovviamente, no? Qui c'è il lato fantastico, ma c'è anche il lato che appunto non, siccome in molti iniziano a ragionare così, ma in molti ancora non la pensano così, sicuramente bisogna confrontarsi e far valere le proprie idee sulla base di una diciamo convenienza condivisa reale, quindi essenzialmente bisogna parlare di dati, cioè quindi una cosa su cui noi ci battiamo molto è quello di portare dei dati concreti di quello che è la nostra idea, non solo perché è bella filosoficamente, ma è bella proprio praticamente, perché io ti porto i dati che l'amministrazione ci risparmia, perché il cittadino ha il compost gratis, se ha il compost gratis fa bene la raccolta, perché se mi butta il termometro col mercurio, se lo ritrova nel compost che poi gli regalerò. Quindi si incentivano dei circuiti positivi, diciamo, che vanno a crescere, diciamo, la virtuosità del sistema. Come ad esempio un'altra cosa che ne facciamo è quella che nasce sempre dall'osservazione del bagno di casa mia, è il brevetto del quanto basta. Che cos'è? In Italia dal 1956 si producono dei dispositivi per i bagni che sono i famosi scarichi, quelli con la vaschetta in ceramica e il bottone di ottone cromato. Bene, quelli vanno a sprecare fino a 13 litri anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Noi abbiamo brevettato un sistema che di fatto va a ridurre i consumi senza cambiare lo scarico, si cambia semplicemente il pezzo che sta nella vaschetta e quindi diventa come i moderni start e stop, senza rompere il muro, cambiare le piastrelle, cambiare il bagno. Questo perché nasceva anche dalla problematica di voler ridurre l'impatto ambientale, ma ridurre anche il costo dell'intervento perché sia più popolare. Tra l'altro con un intervento finanziario è stato anche montato nel comune dell'assessore Paticchio e abbiamo riscontrato nell'arco di un anno un risparmio del 58% bolletta alla mano. Quindi diciamo che sono dei risultati concreti che ci spingono insomma ad andare avanti. Se ci sono domande. Adesso se la parola lui inizierà a dirti. Perché volevo raccontare che ho portato questa slide perché sembravano delle scenelle, cioè la voce quanto basta, lo scambio, le cose. Ma secondo me portare qui una testimonianza di cose che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni credo che possa essere per voi dovrebbe essere fonte di ispirazione di più che la bellissima storia sulla bellissima tecnologia che diciamo, no, può cambiare alla Maker Faire, viene esposta come le case, dove si fanno le case.
Non lo so, perché è una mia sensazione, ovviamente il talk era mio, quindi ho deciso di portare questa slide, ma l'altra slide per chiudere è quella di un amministratore locale, perché? Soprattutto perché ha vissuto e ha visto negli occhi gli FF3300 quando erano piccolini piccolini e volevano un castello. Cioè mi hanno chiamato, perché noi siamo a Lecce, siccome collaboriamo con loro da diverso tempo. Mi hanno chiamato loro e hanno detto: noi vogliamo fare un governatore dal basso, vogliamo, ma in realtà non l'avevo conosciuto, vogliamo un castello. C'è un castello? Sì. Chiamo Valicchio, perché lo conoscevo. Dico: Valicchio, voglio un castello? Cioè, sì, ok. Quando gli ho detto, ma sono andato, ho preso le chiavi, cioè, ci ha dato le chiavi di un castello vero, cioè del 600, di quale anno era? Del 600, ci ha dato le chiavi. E potete immaginare, quello che vedete qui, l'organizzazione, la cosa, cioè, è un'evoluzione, l'ennesima potenza di quello, dei primissimi esperimenti che sono stati fatti in quel castello, dove sono stati fatti gli esperimenti proprio sociali, nel vero senso della parola. E a Paolo, diciamo, a partire da questa cosa, vorrei insomma che potessi raccontare questa esperienza, perché se di ecosistema abbiamo parlato cooperativo, esiste anche il settore pubblico. Questo è un esempio, in un certo senso, al di là delle lungaggini, della burocrazia, ci sono delle persone, degli amministratori pubblici che hanno bisogno di persone che escano da qui. E non dico, io guardo voi, ma sto già, vorrei guardare le persone che verranno una volta che voi avete costruito lo spazio. Grazie Matteo, se ci conosciamo io, quindi grazie Matteo, lo sento. Come quando lui chiama assessore, poi dice, insomma, una grande paraculata, insomma, ci conosciamo tranquillamente, beviamo birra, eccetera. Intanto, sì, faccio l'amministratore del mio comune, faccio due cose in vita mia sostanzialmente, faccio anche altre cose, ma ve le racconto, sono più interessanti. Faccio l'assessore del mio comune da quando avevo 21 anni, quindi sono passato da un paio di elezioni, non vengo da una famiglia storicamente, cioè vengo da una famiglia storicamente impegnata in politica, ma che non aveva mai avuto ruoli istituzionali. Questo vede, chi viene dal sud sa che c'è tutto un elemento di familismo morale anche nelle successioni delle cariche politiche e istituzionali, e come lavoro faccio il presidente di un'associazione culturale. Il ragionamento che voglio provare a fare sarà binario, avrà questi due concetti, queste due questioni dentro. Preannuncio a Tartaglia che lì c'è il ragazzo col cartello, mancano 5 minuti, ma sto iniziando a parlare adesso e me ne fotto dei 5 minuti sobriamente. Allora, perché Tartaglia a questo punto è tempo scaduto addirittura, cioè perché su questo Tartaglia c'ha un debito nei miei confronti e nei confronti della mia comunità grosso come una casa, perché la mia comunità, un paese di 4.000 abitanti, paese particolare della provincia di Lecce, non agricolo, non abbiamo una tradizione agricola, pur stando in una zona del Salento che ha a che fare con la Martano, vite di olio, frantoi Poggetti, ci abbiamo come Roberti che conosce bene il territorio salentino, nel mio paese è un paese, diciamo, un paese di pezze e capigi. Pezze, possiamo capire che cosa sono, pezze, quindi tessuti, capigi, perché un tempo aveva un grande valore commerciale. Il mio paese è un paese di mercanti. In un paese con la cultura mercante, un paese di grandi figli di disposti a venderti qualsiasi cosa come se fosse oro. Il mio paese ha il centro storico da 5 anni. Perché le strade del centro storico sono state tutte nel tempo allargate perché hanno passato i cani. Mica qua a passeggiare, ma seguono i garage. E quindi a un paese del genere che a un certo punto viene uno da Bari, conflitta, che è pur foggiano, quindi non pugliese per noi, diciamo, viene e dice: vogliamo fare questo, ti portiamo 50 persone che fanno cose. Questa è, diciamo, la cosa più chiara che potevo raccontare all'Assunta di 70 anni, e dammi le chiavi del castello per una cosa che non esisteva,
che usciva sui giornali come la scuola degli sciamani per imparare a diventare sciamani. Questo era quello che usciva mediaticamente sulla stampa nazionale. C'era il sindaco che diceva, ma dico, che cazzo è questa cosa degli sciamani? Dico, no, tranquillo, sì, perché ovviamente neanche verso l'amministrazione aveva capito esattamente cosa stava succedendo. Era un elemento fiduciario, ok? Ecco, dopo aver speso faccia, 2 anni del mio castello e del mio comune, fatto sventolare la bandiera dei pirati sul palazzo dei Gualtieris e aver speso le migliori risorse del comune come Luciano Lupo, factotum, detto Mr. Wolf, Mr. Wolf perché risolveva i problemi, Lupo è il cognome vero, lui vive il finanziamento che appare. Quindi sono arrabbiato come una iena, come appare a scuola, qua. Ma che quindi io, no, no, cioè, fossi in voi farei una raccolta firme per tornare a Castellano. Capisco, capisco di essere un po' di parte. Però questa era un po' la premessa per dire che 5 minuti non li tollererò perché sono di e c'ho ragione. E Tartaglia ha preso quantomeno un impegno morale, non dico della Winter School, ma qualcosa di certo. Però beh, certo, vale andare a Castellano, aperto e chiuso a parentesi. L'esperienza umana è stata quella di un paese che non ci è sembrato affatto essere di mercanti e pezzi di, ma anzi un paese dove facevano a gara offrirci qualsiasi cosa, dove ci aprivano le porte di casa loro. Questo dal prossimo anno non accadrà più. È un altro discorso. Quando mi arriva questa proposta, ovviamente immediatamente convinco l'amministrazione, anche se davvero non è facile raccontare che cos'era questa cosa, perché poi non è un settore di mio diretto interesse, facevo fatica a capirla io per primo, nonostante avessi una connessione quantomeno diciamo, generazionale simile, però sono riuscito a convincere l'amministrazione che hanno in mano, ci siamo, dobbiamo provare a fare questa cosa, perché c'è una forte convinzione. I nostri paesi, le nostre realtà, piccole e medie che siano, hanno sete di questi appuntamenti, hanno bisogno di questi appuntamenti. Da questi elementi di contaminazione c'è una possibile potenziale vera crescita dei nostri territori. Quando vi citavo prima l'Assunta, questa Assunta mi sembra meravigliosa, credo che ci siano dei video che furono realizzati, una persona che ha 80 anni, lucida come noi forse non siamo mai stati nel corso della nostra esistenza, che non si ferma un attimo, non appena inizia a dialogare, ha voglia di raccontare, di raccontarsi e di far scoprire il proprio territorio. E c'erano queste lunghe chiacchierate tra studenti di design dall'altra parte del mondo, colleghi, che raccontava aneddoti agricoli in quella che è proprio la radice profonda dell'identità del mio territorio. In quel greco, che è una lingua che è mista tra il greco antico e il salentino. Sì. Mia nonna lo parla in maniera fluente. Nel tempo si è un po' persa, adesso è un peccato, ma sarebbe un'altra storia. Ma in quelle 2 settimane c'era la concretizzazione di un claim che nei nostri territori, e non solo, ci raccontiamo da anni. No, questa roba oramai, come tutta una serie di parole che diventano accusate, diventano noiose, unire, tradizione, innovazione, no? Sta roba che è una minestra stra riscaldata, nella chiacchierata tra una GoPro, l'Assunta e il ragazzo che studiava design, c'era la sintesi di che cosa poteva significare quell'operazione. Nel lavoro del docente di colore che era il Mazzondino, io non potevo mai ricordarmi a memoria, che ha iniziato a fare un lavoro sull'associazione delle donne che fanno ricamo, la paratura delle feste e la sua tradizione, c'è avuto un lavorone pazzesco che ha coinvolto per davvero la cittadinanza. Allora, questo per dire che chi come me prova a fare con fatica, con pezzi di sacrificio importanti e anche soddisfazione, per carità, politica, diciamo, in questi momenti ci sono pezzi di realizzazione, perché capisci che alcune teorie che ci raccontiamo possono essere vere e capisci che se investi sul cuore profondo del tuo territorio, della tua cittadinanza, attraverso una mescolanza di rialzo, beh, tu puoi dare un servizio realmente efficiente all'innovazione. Il tema c'è vita là fuori, per me significa questo. Io devo dirvi che nel tempo inizio ad avere quasi paura, anche come ho paura dell'insieme tradizione innovazione, ho paura delle parole innovazione, ormai ho il terrore quando c'è la parola start-up, mi viene la pelle d'oro quando sento incubatore, non ce la faccio più, perché abbiamo svuotato di significato questi termini. Perché, e questo ho come la sensazione che o l'innovazione, su questa ragione per Alessandro, è davvero sociale,
cambiano i processi, migliora per davvero la vita delle persone dell'assunta, oppure diventa una maniera come un'altra per raccontare meglio l'esistente, che diventa improvvisamente tecnologico, figo e bellissimo come una parola in inglese. Possiamo accontentarci di questo. E quel era la presentazione, la conferenza stampa delle applicazioni sul turismo. E questa cosa ha un voto il terrore, diciamo, di questo ragionamento. L'altro pezzo che faccio, e provo ad andare avanti con la mannaia per stare in 7 minuti, è quello del fatto che siamo presidenti di un'associazione culturale, si chiama Terra del Fuoco. Noi organizziamo ogni anno il giorno della memoria, accompagniamo i ragazzi a visitare Auschwitz e Birkenau, ma per di più, negli ultimi 4 anni della mia vita faccio delle docenze e insegno a un gruppo classe molto particolare, i ragazzi che hanno abbandonato la scuola durante l'obbligo formativo. Tu in quei momenti c'hai ragazzi che a 16 anni hanno già detto basta con la scuola, non c'è più nulla, che hanno percorsi di vita complessi, faticosi, torna ovviamente il tema dell'innovazione in quei processi, capisci come c'è un sistema a scuola che è assolutamente obsoleto rispetto alla vita reale. Abbiamo una scuola inventata, diciamo, sul modello fordista, nel frattempo il mondo è cambiato, è stato rivoluzionato 8, 9, 10 volte. E vi ritroverete gli spunti che voglio provare a darvi in queste giornate di lavoro che avete sull'immaginazione di questa scuola, magari sono cose che vi hanno già raccontato al massimo livello, e che secondo me da 2-3 fattori non possiamo prescindere. E vi invito a riflettere su questa cosa. In questo paese il 47% delle persone è analfabeta funzionale. Le persone leggono e non capiscono che stanno leggendo. Quando dico le persone intendo noi, non gli altri. Perché se il 47% potenzialmente uno su due qui dentro è messo così. Quando iniziamo a ragionare sui processi, quando dobbiamo provare a capire quello che sta succedendo nella vita al fuori, questo 47% non lo possiamo lasciare, siamo primi. Secondo, sono convinto che un pezzo di ricambio anche nel mondo scolastico, nei sistemi formativi e non solo su quello, non riesce ad esserci fino in fondo, perché forse per la prima volta il tema dello scontro e del ricambio generazionale noi lo stiamo perdendo. Anche perché, e questo è il tema della prima volta, siamo di meno. Io sono fortemente convinto che il tema della demografia sia un tema del quale noi dobbiamo ragionare. Non perché improvvisamente uscire da qui dobbiamo fare figli, ma perché noi dobbiamo iniziare a capire che noi ci stiamo confrontando con questa questione per la prima volta. E per la prima volta nel continente nel quale stiamo vivendo e nel sistema occidentale c'è, non per la prima volta, c'è di nuovo un ritorno a elementi neocentrali, a semplificazioni estreme, e guardate, non sono processi casuali, perché si ricollegano a quel 47% di analfabetismo. Perché i concetti più chiari ruspa, è più facile. Vai a spiegare i processi di innovazione sociale, al basso, bisogno, ruspa. No. E noi. Questo però porta anche a una polarizzazione estrema. Esatto. E quindi diciamo la nascita di movimenti di opinione come quelli di Farage, come quello di Grillo, come quello di Pen, cioè sostanzialmente è più facile fare leva sulla paura e la rabbia piuttosto che fare un discorso complesso per capire come progettare quello che c'è da fare. A tutti quanti noi, a voi in queste giornate, il compito è di capire come possiamo far capire i nostri ragionamenti complessi. Una sfida tosta. Ci sono due cose che ti racconto e poi vado a chiudere per davvero, sul senso probabilmente che dovrebbero avere su voi. Sono due esercizi di racconto. Uno, di una prefazione di un libro che non mi ricordo qual era, quindi lo racconto per come lo ricordo, dove a un certo punto c'è un padre sulla veranda di casa americana, con il figlio, e gli dice: tu crescerai quando di fronte a questa veranda c'è un bosco, andrai in quel bosco, starai lì dentro un anno e poi ad un certo punto riuscirai a trovare la strada di casa. Ma ci sono dei cartelli che ti daranno male. Seconda storia. Il giovane oggi, che secondo me sul tema della scuola ha molto a che fare, no? E c'è questo passaggio che mi piace molto, perché il giovane Holden non si intitola il giovane Holden, ha un altro titolo totalmente, e ha a che fare con questa storia. E dice: ad ogni modo mi immagino sempre tutti questi ragazzi che fanno una partita in quell'immenso campo di segale, eccetera eccetera, migliaia di ragazzini, e intorno non c'è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io, e io sto in piedi sull'orlo di un dirupo pazzesco e non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere nel dirupo. Voglio dire, se dovrei fare altro tutto il giorno, sarei soltanto l'acchiappatore nella sega e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia. Questi due racconti ci dicono che, uno,
per chi oggi cresce e va in una scuola e per chi fa il genitore oggi è complicatissimo raccontare ai figli come si deve affrontare quel posto, perché non ci sono più i cartelli, hanno cambiato tutti i cartelli. Probabilmente un terzo di compito di chi si mette a inventare una scuola è quello di fare l'acchiappatore della sera, stare vicino al gruppo, aiutare a capire, a decodificare quali potrebbero essere i nuovi cartelli e essere pronti a fare in modo che nessuno vada a finire nell'obbligo formativo e a 15 anni va a lasciare la scuola e magari a 17 incinta, non perde il posto di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Siete chiamati a questa sfida. È tosta, è faticosa. Abbiamo, su questo diceva bene Matteo, fottutamente bisogno di ognuno di voi e ancora più fottutamente bisogno di tutti quelli che andranno a fare questa scuola. E questo lo dico perché faccio l'amministratore e piglio 200 euro al mese e sbatto a firmare le delibere e pigliarmi responsabilità, perché da 10 anni faccio il presidente della federazione, ma soprattutto perché mi rendo conto in questi 15 anni, il mio più o meno impegno sociale, come sta cambiando il mondo intorno a me, e evidentemente in questi 15 anni la mia generazione ha già fatto una serie di errori. Già. Probabilmente continuiamo nella convinzione che i modelli formativi siano la chiave di volta. Questo è il compito che è dato in mano a ognuno di noi e a ognuno di voi. Buon lavoro, buona fortuna, ne abbiamo bisogno. Grazie.